Buongiorno Presidente, buongiorno Sindaco, signori consiglieri. Presidente, prima di tutto, prima di iniziare ovviamente a discutere sul cavallo dell'ordine del giorno riguardante appunto la modifica del regolamento, invito ovviamente il Consiglio Comunale ad avere un atteggiamento un po' diverso, perché è inventato che in ogni Consiglio Comunale si procede sempre con liste, con qualcosa che... Parlavamo di dignità, consigliere, prima, parlavo di dignità. Consigliere Mario, non è che... Parlavo di dignità. Ho capito, però è pensabile che per ogni Consiglio Comunale, diciamo, abbiamo sempre questa brutta immagine a cittadini ovviamente che ci chiede. Abbiamo iniziato, come un quarto d'ora, me l'aspettavo. Consigliere Cortese, se prego sfruttando la proposta così via. Va bene, no, io va bene. Allora, subito in mente questa questione del capo d'ordine del giorno, che vede appunto questa modifica del regolamento consigliare, proposto ovviamente dai consiglieri della maggioranza, una proposta che è stata appunto discussa anche nella conferenza dei capigruppo, sia dai consiglieri della maggioranza che dai consiglieri appunto dell'opposizione. Ovviamente è giusto dare delle spiegazioni in merito diciamo, al principio, alla ratio su quale appunto si basa questa nostra proposta. Innanzitutto partirei dal fatto che questa proposta, questo tipo di modifica, è stata annunciata e annunciata appunto nel programma di coalizione che appunto ci ha visto vincitori nella passata tornata elettorale, e quindi era doveroso e obbligatorio da parte di questa maggioranza portare in questo Consiglio Comunale appunto questa modifica del regolamento consigliare, una modifica che appunto prevederà una modifica di quella che è la composizione delle commissioni consigliari. Perché abbiamo voluto fortemente questa modifica? Per portare appunto quelli che sono dei tagli ai costi della politica, perché è giusto che in un momento così difficile è giusto portare appunto quelli che sono dei tagli ai costi della politica. Ma ovviamente questo non è soltanto l'unico principio sul quale si basa questa proposta, perché è giusto che ad una riduzione di quelle che sono costi della politica, è giusto anche garantire all'ente una maggiore efficienza di quelle che sono appunto i lavori delle commissioni, e quindi a nostro avviso è anche impensabile che secondo il regolamento attuale si possano appunto vedere con una composizione di consiglieri che è pari a 17 consiglieri, quindi si tratterebbe non di commissioni consigliate, ma si tratterebbe appunto di veri e propri consigli comunali. Quindi abbiamo cercato di innovare, di dare appunto innovazione a quello che è il regolamento consigliare, che era appunto della composizione delle commissioni consigliate, e quindi abbiamo voluto portare ovviamente questa cosa alla funzione di consigli comunali. Ci auguriamo ovviamente che anche le forze dell'opposizione possano condividere insieme a noi quelle che erano l'innovazione di questo regolamento, perché appunto la nostra città ha bisogno di innovazione. Ha bisogno di innovazione, ha bisogno di rivoluzione, e questo è quello che noi abbiamo visto in campagna elettorale. Ovviamente con i fatti oggi stiamo cercando appunto di dare inizio a quell'andata di rivoluzione, a quell'andata di innovazione che questa maggioranza, che questa amministrazione vuole portare in questa città. Ovviamente entro nei meriti di questa proposta. Il vecchio regolamento prevedeva che cosa? Prevedeva che appunto la composizione delle commissioni veniva fatto tenendo conto di quelli che sono tutti consigliati, e quindi si dava l'opportunità a ogni gruppo consigliare di essere presente in tutte le commissioni. Questo quindi sta a significare di cosa? E quindi avere la conoscenza degli atti che si discutevano. Quindi stavo dicendo che ogni gruppo consigliare quindi avrà, secondo questo regolamento attuale, una presenza in tutte le commissioni, e da qui nasce appunto il problema, secondo la visione di questa maggioranza, di questa amministrazione, perché visto che questo consiglio comunale sono presenti 12 consigliati, e per il conto che questo regolamento è previsto di rispetto di quello del rapporto tra maggioranza e opposizione, che si pare al 60-40%, questo fa sì che poi nelle commissioni
ci siano appunto obbligatoriamente 17 componenti. La nostra visione è una visione diversa, perché appunto per dare una maggiore efficienza a queste commissioni, per ridurre i costi delle commissioni che non sono solo esclusivamente derivanti da quella che è la questione di gestione di presenza, ma in particolar modo in quello riguardante la questione dei permessi da lavoro, e che diciamo è un problema che è caratterizzato dal nostro presidente non da ieri ma da diversi anni, abbiamo ridotto proprio su di fare questa volta. E invece di garantire appunto che ogni gruppo consigliare ha una rappresentanza in ogni singola commissione, è invece il singolo consigliere che ha la possibilità di essere in almeno in un'unica commissione. Questo per fare che cosa? Per prevedere quattro commissioni, dove appunto ci sono delle commissioni caratterizzate dalle campi da attuare, dove appunto ci saranno una prima commissione che riguarderà i bilanci generali, la seconda commissione bilancio patrimonio e tributi, la terza commissione urbanistica e pubblici di abilità municipale e ambiente, una quarta commissione che riguarderà le politiche sociali e istruzione. E in queste commissioni, con questo regolamento, abbiamo fissato appunto un numero massimo di componenti di queste commissioni. E cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto nella prima e nella quarta commissione 5 componenti, sarebbe solo 3 della maggioranza, 2 dell'opposizione. Nella terza commissione 6 componenti, quindi 4 della maggioranza e 2 dell'opposizione. La seconda commissione, generale del bilancio, abbiamo voluto scrivere un'opposizione che avete un numero maggiore di componenti, che vale quindi a 7 componenti, 4 della maggioranza e 3 dell'opposizione. Questo è un criterio che va rispettato come criterio proporzionale, così come sancito dall'articolo. L'articolo l'articolo 38 del decreto legislativo 167 liberati salva tutti. Consideri potenza non da poca valutazione. Il criterio proporzionale che quindi sarà garantito da questo regolamento, perché appunto il criterio proporzionale, il nostro parere si baserà appunto su questo criterio proporzionale. Perché appunto sarà garantito quello che è il rapporto tra maggioranza e opposizione, quindi quel rapporto che qui facevo riferimento prima del 60-40%. Non a caso basta fare appunto questa proporzione nelle varie commissioni, e da questa proporzione si può verificare che questo criterio rispettato, non a caso sono state previste appunto 6 e 7 componenti delle varie commissioni. Quindi un criterio che noi ovviamente rispetteremo con questo regolamento. Abbiamo portato alcune altre notizie riguardanti appunto la questione del gruppo misto, dove appunto nel vecchio regolamento abbiamo visto che cosa? Il gruppo misto doveva fare una dichiarazione se apparteneva appunto alla maggioranza, se sposava il programma del Massimo, quindi della maggioranza o dell'opposizione. A nostro avviso il gruppo misto è unico, e quindi abbiamo eliminato dal regolamento questo passaggio. Quindi il gruppo misto non deve fare nessun tipo di dichiarazione di appartenenza alla maggioranza o un altro tipo di modifica che abbiamo portato sicuramente il regolamento riguarda appunto l'orario dove appunto le commissioni devono essere convocate. Sempre nell'ottica di una riduzione dei costi della politica, abbiamo pensato di fare che cosa? Di prevedere all'articolo 40 di aggiungere appunto che le commissioni preferibilmente devono essere appunto convocate nelle ore pomeridiane. Quindi per fare che cosa? Per dare l'opportunità a coloro che appunto lavorano di lavorare durante la giornata e poi di recarsi appunto ai lavori delle commissioni nelle ore pomeridiane. E quindi questo abbiamo detto preferibilmente nelle ore pomeridiane. Nella prima proposta che noi abbiamo fatto avevamo previsto appunto dalle ore 17 di sera, però era troppo restrittivo. Dopo le 17? No, Raffaele, inizialmente avevamo previsto preferibilmente dalle ore 17 di sera, poiché era troppo restrittivo questa proposta, abbiamo modificato questo tipo di indicazione e l'abbiamo modificata in preferibilmente nelle ore pomeridiane, quindi si
presupposto, ovviamente, dato quello che sono le indicazioni anche dei vari consiglieri che andranno a costituire quelle commissioni, insieme al presidente della commissione, le commissioni saranno appunto convocate e le proposte perché sono appunto le indicazioni che vengono poi da vari esigenze. Se è dopo le 17, si smette alle 17. Ci sta anche qualcuno che fisce addirittura alle 4, non è che obbligatoriamente bisogna mettere le 17, mette la lavoro che si fa. Un'altra modifica introdotta è quella che appunto in questa commissione è previsto una modalità unico che si basa appunto sul singolo consigliere, quindi ogni singolo consigliere esprime un unico voto, un solo voto delle commissioni. Mentre nelle altre due commissioni sarebbero la commissione trasparenza è prevista una modalità di voto differente che si basa appunto sul voto moderato. Il voto moderato viene dato al numero complessivo dei componenti che costituiscono il gruppo consigliare di riferimento, quindi il gruppo consigliare che si rappresenta nelle commissioni. Un aspetto importante da chiarire in questa proposta è che non è che con questa proposta andiamo a limitare la partecipazione delle singole commissioni, perché anche coloro che non sono componenti ufficiali delle commissioni possono partecipare alle commissioni, ovviamente in quelle commissioni possono portare proposte, possono portare qualsiasi iniziativa, l'unica cosa che appunto non rispetta appunto il diritto è il genitore di presenza e il diritto di voto. Queste sono le uniche cose che appunto non sono prese, però la partecipazione non è limitata a nessun tipo di consigliere, anzi è garantita da questo articolo, che appunto l'articolo 25 del nostro Stato. Cioè tu non vuoi coniugare le forze, ma se non conosciamo le forze. Consigliere Petrucca, ma dopo avrete tutte le occasioni per poter esprimere la vostra visione. Un altro aspetto da chiarire è che le commissioni consigliari, le feste, gli organi consultivi, non hanno nessun potere di relazione degli atti, quindi è qualcosa che serve soltanto per sentire quelli che sono i lavori del Consiglio Comunale. E in più bisogna precisare che comunque qualsiasi atto che viene licenziato appunto dalle commissioni competenti passano poi attraverso quella che è la conferenza di capogruppo, che vede la presenza di ogni singolo gruppo consigliato. Infatti nella conferenza di capogruppo sono presenti tutti i gruppi consigliati. Quella proposta che viene licenziata dalla commissione competente ovviamente può essere anche bloccata e emendata in occasione della conferenza di capogruppo. E in ultimo ovviamente il Consiglio Comunale, che appunto è l'organo che ha potere appunto di deliberare sugli atti che vengono licenziati dalle commissioni. La stessa cosa viene appunto anche nella commissione di trasparenza, e questo è qua appunto che risponde al consigliere Meloni, parlava appunto di controllo. La commissione di trasparenza è una commissione che serve a controllare gli atti che vengono. Come voi avete la maggioranza? Come voi poi? Ma la maggioranza. Cosa controllo? La maggioranza è qualcosa che ci vuole dalla giornata elettorale. Le elettori hanno voluto decidere chi è la maggioranza e chi è l'opposizione. Ovviamente chi è l'opposizione deve fare l'opposizione e chi è la maggioranza deve fare la maggioranza. Ovviamente il controllo non è vietato a nessuno, perché il controllo viene fatto a fronte della commissione controllo, dove in quella commissione sono presenti tutti i gruppi. Dove io voglio controllare tutto maggioranza, mi scegliere appunto. Consigliere Petrone, dopo avrà l'opportunità di chiedere e di fare le sue proposte. Consigliere Petrone. A compreso appunto ciò che ho detto, ovviamente ci sono anche diversi pareri che appunto si dice che il regolamento, così come la valutazione, è il regolamento che si volge su qualcosa di concreto, ed è un regolamento, così come è stato approvato anche in altri enti locali, che garantirà sicuramente quella una semplificazione dell'azione amministrativa, quella una gestione dei costi e quella che è un'efficienza sulle gestioni dei lavori che dovranno portare avanti a tutte le commissioni. Ci abbiamo creduto fortemente in questa proposta, l'intera maggioranza è composta appunto su questa proposta, che vede una proposta che ovviamente è stata attivata nel nostro programma, che ogni partito, ogni lista ha condiviso.
quindi in situazione, come di quelli che si è dovuto con la pagina di quel programma, sono stati individuati in generazione. Un la pagina del programma che ci ha messo in mano. E porteremo le ottenere. Ne prenderemo ovviamente la parte del sito che abbiamo concluso, proprio in questi giorni per la relazione programma ci sono stati la prima volta. Quindi l'indicazione al sito, ovviamente del abbiamo già questa indicazione, ma abbiamo fatto un segnale che abbiamo fatto davanti, vi teniamo una forma di lavorare su questo regolamento e ci auguriamo anche di poter usare questa innovazione. Ovviamente la prova di questo giro è che anche l'opposizione, l'opposizione deve caratterizzare la marcia. Così che l'origine si è legata delle vecchie robe, delle vecchie ovviamente un modo di operare e sono dei modi di operare. Grazie.